Qual è l'essenziale per Giovanni Floris? L'essenziale è quello che ti resta dopo aver letto, fatto, viaggiato, no? Io sono convinto che molti dei problemi che abbiamo come paese, come persone, sono legati al fatto che non ci fidiamo più degli strumenti intellettuali che abbiamo, degli strumenti culturali. Allora, se vai a guardare, l'essenziale è quello che ti rimane dopo che hai dimenticato tutto, e su quello bisognerebbe far conto, semplicemente su quello che hai studiato a scuola, su quello che hai vissuto, sull'esperienza che hai avuto. Se tu facessi conto sull'essenziale, sarebbe già parecchio. Sarebbe anche un ottimo modo per informarsi correttamente. Soprattutto per saper leggere le informazioni che hai, no? Per avere la chiave di lettura che ti aiuta a spiegarti tante cose. Su quello bisogna far conto su quello che si ha, ecco, e su quello che si può avere. Che lettore è Floris? Ma non sono un professionale né un naturale. Non mi viene facilissimo leggere, come tante persone che appena hanno un attimo trovano un libro che gli piace. Mi ci devo mettere, ma forse questo mi aiuta anche a dare più importanza a quello che faccio. Ovviamente, domanda di rito, legatissimo lei alla Val di Chiana, a Cortona in particolare, ma qui insomma Cortona qui è vicinissima. I miei nonni erano cortonesi, io mi sono sposato a Cortona, mio padre riposa a Cortona, quindi siamo di casa. L'ultimissima domanda che la stanno aspettando, appena arriva a Cortona che cosa ha necessità di fare, dove deve andare? Vabbè, diciamo, ho un posto, non mi va di fargli pubblicità, dove vado a mangiare, però lo capirete andando a Cortona, ecco. Funghi fritti.